Nel menù di Orto by Jorg Giubbani, tutta la complessità del territorio ligure. Jorg Giubbani, ristorante Orto by Jorg Giubbani presso il boutique hotel Villa Edere, La Torretta, Moneglia. Allora, Jorg già da piccolino, 5 anni, 6 anni, impastava la pasta frolla con la mamma. Era più quella cruda che mangiavo che quella che andava, diciamo, nel tegame. Ho avuto la fortuna di avere una mamma veramente brava, tuttora lo è. Infatti non andiamo molto d'accordo ai fornelli perché lei ha le sue teorie e io le mie, come giusto che sia. Mi ha subito trasmesso la passione, la forza anche di cucinare anche per tante persone, perché è veramente appassionata. Ha proprio trasmesso questo. Poi, dopo aver fatto la scuola alberghiera a Camogli, il Marco Polo, sono partito subito a 16 anni, già in Francia, poi in Spagna da Chicchi da Costa, poi ho toccato grandi maison di hotel, Belmond di Portofino, l'Excelsior Palace di Rappallo, fino ad arrivare recentemente, prima del mio arrivo qui a Orto, per le Chateau La Meridiana di Garlanda. Quindi, insomma, ci sono state tante tappe, senza dimenticare una delle più importanti, le cinque stagioni all'Hotel La Perla, alla Studio di Michiel di Corvara, che sono state veramente determinanti per il mio percorso. Ci troviamo nella zona di Levante della Liguria, nella cittadina ridente di Moneglia. Il nome è già evocativo. Nel menù ci sono parecchi spunti che provengono dal mondo contadino, quindi da tutti i prodotti che la Liguria ci offre, che la terra ci offre. Quindi parliamo adesso in questo periodo di zucchine trombetta, pomodori cuori di bue, melanzanine genovesi. Abbiamo, ritornando ai pomodori, abbiamo circa 12-15 varietà di pomodori che utilizziamo nel menù Intel Orto, che è una delle proposte, uno dei 5 menù degustazione che abbiamo. Cerchiamo di esaltare la materia prima attraverso tecniche innovative, ma al tempo stesso utilizzando anche, perché no, metodi antichi, metodi arcaici. Parliamo ad esempio della cottura al fuoco. Per valorizzare al massimo questo splendido territorio ligure, abbiamo un po' studiato e, diciamo, creato il menù per la complessità del territorio ligure, perché appunto in poco tempo si passa dai fondali marini, si passa all'orto, quindi diciamo alla collina, per poi arrivare anche in montagna. Quindi, nel menù vi sono presenti anche piatti di carne, oltre che a pietanze di pesce, dove prediligo una ricerca sui prodotti poveri. Ad esempio, mi viene in mente il cavallo di battaglia, la caponata di sgombro, che quest'anno compie 5 anni, che è veramente un evergreen del menù di Orto. Come già ho citato Camogli, la caponata di sgombro, possiamo aggiungere lo spaghetto pastificio agricolo Mancini con un battuto di scampo di Viareggio, burro acido, e poi tutto viene completato da una polvere di verbena che qui in zona si chiama Erba Luisa. Tendenzialmente viene utilizzata per fare il tipico liquore ligure, invece ho voluto utilizzare la polvere per donare freschezza e un sapore molto inebriante a questo piatto, dove si unisce appunto l'utilizzo anche di una materia che tendenzialmente si potrebbe pensare montana come il burro, però utilizzando il succo dei limoni nostrani, la buccia del limone nostrano sempre non trattato, quindi dove sprigiona gli oli essenziali nel migliore dei modi, si unisce anche a una materia prima eccellente come lo scampo di Viareggio. Questo piatto lo avevamo ad esempio anche nel menù recente con il gambero viola di Santa Margherita Ligure, quindi anche qui utilizziamo territorialità unita alla tecnica, all'evoluzione e all'utilizzo soprattutto di materie prime locali.